testa, nonostante potrebbe anche vantare i diritti, sono gli uomini che incedono e rappresentano una delle belle realtà dell'Associazione Nazionale Alpini. Davanti a voi, signore e signori, la sezione di Trento! E Trento non è facile. Trento sono valli, e tante valli. Trento sono comunità, relazioni e famiglie. Trento sono località straordinariamente belle e straordinariamente legate alla storia d'Italia. E la città di Trento è un pezzo della storia d'Italia. Non solo della storia religiosa, e allora possiamo andare a scavare sulle vicende che hanno visto Trento conciliare città del Consiglio, ma anche Trento irredenta, Trento città di Cesare Battisti, Trento città della SAT, della Società Alpinisti Trentini. Ed è tanto, vuol dire tanto, è un rapporto, un legame con la montagna e con le valli che diventa indissolubile. E allora, accompagnati dal consiglio di sezione, accompagnato da un ufficiale di rango, dal suo presidente, il medagliere, il labaro della sezione di Trento. E non è poca cosa, perché se dovessimo sciogliere e sciorinare i nomi di quelle medaglie, allora cominciamo a citare Cesare Battisti, cominciamo a raccontare la storia di Fabio Fizzi, cominciamo a parlare di Silvano Buffa o di Gian Antonio Manci. E ne abbiamo presi quattro perché sono rappresentativi di una vicenda storica lunga 50 anni, dalla prima guerra mondiale alla guerra di liberazione. E con il consiglio, naturalmente, i sindaci delle valli trentine. Sindaci che sanno bene che cosa vuol dire cooperare, conoscono perfettamente la parola cooperazione. Una cooperazione che va dai più piccoli livelli del caseificio sociale ai più grandi livelli del credito cooperativo. E direi che non è poca cosa. E allora il nucleo dell'ANA di Trento. Basta fare un piccolo esercizio di memoria storica. 1988 nascevano in nuvola i nuclei volontari operativi della sezione di Trento. Era uno sviluppo allora immaginifico di quella che sarebbe diventata la protezione civile. Bella, bella storia, una famiglia, un'associazione, e sotto ci mettiamo la parola Alpini, tanta roba, e a Trento si canta. E qualcuno mi ha detto che faccio male a citare qualche canto trentino, perché non sarebbe proprio coerente con la storia dei trentini. Ma a me sembra che le parole di questa canta, quando fui sui Monti Scarpazzi, miserere sentivo cantar, t'ho cercato fra il vento e i crepazzi, ma una croce soltanto ho trovato. Mi sembra che questa strofa vada bene sia per i trentini, trentini irredenti, sia per i trentini che al comando dell'imperatore andarono a combattere proprio sui Monti Scarpazzi. Oggi è la storia di una comunità nazionale, è la storia di una provincia, è la storia di una bellissima realtà, fatta di ingegno, fatta di amore per la montagna, fatta di solidi reparti alpini,
fatta di nomi scritti su quelle pietre che portano al Museo delle Truppe Alpine, dove sta il mausoleo di Cesare Battisti. È storia! Le fiamme dei gruppi della sezione di Trento. E se qualcuno ha detto che Bergamo ne ha tanti, Trento non è da meno. 259 gruppi, 22.260 soci alpini. Non vi fa un po' di specie? Non sentite un brivido? 22.600 soci, 259 gruppi. Questa è la forza delle valli trentine, questa è la forza di un'associazione viva che ha atteso di sfilare ed ora sfila con le sue, i suoi raggruppamenti, con l'orgoglio, l'ordine, la disciplina, con la consapevolezza di essere a Udine per testimoniare alla 94esima adunata nazionale degli alpini che i valori del nostro statuto sono ancora attuali. È un applauso, no? Dico un applauso, non lo facciamo a questo primo gruppo di alpini di Trento. Gli alpini di Trento, ma gli alpini di Trento sono anche i gelosi custodi di una campana, la campana che si chiama Maria Dolens, quella campana a Rovereto che è realizzata con il bronzo dei cannoni di tutti i fronti in guerra nel 1914-18, con tutto quel bronzo rintocca ogni sera i 100 colpi dell'Ave Maria per salutare i morti e per ricordare ai vivi che la pace è un bene prezioso. Alpini sempre una famiglia, una grande famiglia, la famiglia dell'Associazione Nazionale che conta 320.000 soci, circa, bisogna aggiungere, perché a essere precisi potremmo dare anche qualche numero in più. E c'è la musica. Qual è la valle trentina che non ha una fanfara, che non ha una filarmonica, che non ha una scuola di musica fatta apposta per ricreare lo spirito e costruire comunità? Maledetta la sia questa guerra che mi ha dato sì tanto dolore. Il tuo sangue hai donato alla terra, hai distrutto la tua gioventù. E la sua gioventù la distrusse Gian Antonio Manci, che ricordiamo come medaglia d'oro al valor militare legato alle vicende della guerra di resistenza e della surge e della nuova democrazia per la nostra bella Italia. Ma queste sono le frasi che avrebbero fatto venire i pennotti a Cesare Battisti, a Giuseppe De Gaulle, a Guido Poli, a Italo Lunetti, coro Re di Castello, a Trento si canta. E così come a Trento si canta, a Trento si prega, Don Onorio Spada, cappellano militare del Val Cismon, per tanti anni cappellano della sezione, profondo amico di Don Gnocchi e fino al 1977
postulatore delle vicende legate ai trentini in terra di Russia. E poi abbiamo il rifugio Contrin con il nostro annuale raduno, raduno nazionale ai piedi della Marmolada, raduno nazionale che ci parla di un luogo diventato un mito della storia dell'alpinismo e degli alpini. E qua una rappresentazione tutt'altro che goliardica delle nostre guide e dei nostri sapienti valligiani, conoscitori di ogni sentiero, di ogni anfratto, di ogni cima, di ogni dove delle nostre montagne. E altrettanto chi sa sciare e chi, andando ai campionati organizzati dall'Associazione Nazionale Alpini, partecipando alle alpiniadi estive e invernali, miete successi sportivi e aggiunge allori al palmarès della sezione di Trento. Terzo settore! Ci facciamo un applauso? Cosa dite? Dopo tanta pioggia, direi che sapere di essere a Udine, terra di alpini, sapere di avere questa congiunzione, questo apparentamento, montagne e sentimenti, sapere di aver resistito finora per riuscire a sfilare e a far memoria, direi che ci siamo ragazzi, ci siamo davvero. E qua non resta indietro nessuno, perché nel vostro cuore sicuramente ci sono anche coloro che non sono potuti scendere a Udine, ci sono coloro che sono stati costretti a rimanere a casa e ci sono coloro che oggi sono lassù nel paradiso di Cantore, ci guardano, magari fanno allentare un po' la pioggia che ci ha accompagnato e ci ricordano che nei nostri morti, uno di quelli in particolare che ha segnato la storia della nostra associazione, recita: onorare i morti aiutando i vivi. E allora ricordiamocelo che il presidente emerito Franco Bertagnolli era trentino e di mezzo corona, e che nel 1976, quando questa terra tremò, proprio lui, presidente nazionale in pectore, volle costituire i famosi 11 cantieri di lavoro che portarono gli alpini non più in armi, quelli congedati e usciti dal servizio, a collaborare spalla a spalla, fianco a fianco, mano nella mano con gli alpini in servizio, con tutte le specialità delle nostre forze armate dispiegate in soccorso alla popolazione civile e ancora con le famiglie e con i frati Spurlan. Eccoli qua, da sempre in prima fila, inimitabili, presenti anche quest'anno, portano con orgoglio e con fierezza le loro barbe, portano con orgoglio e con fierezza i loro cappelli, e non chiamateli macchiette, sono protagonisti della vita della nostra associazione, dei nostri gruppi, delle nostre baite. Tutti i giorni, certo, tutti i giorni, tutti i giorni operativi, tutti i giorni da alpino, mai un giorno trascorso con le mani in mano, mai un giorno con il cappello dimenticato, quando non lo si calza perché è il momento della festa di gruppo, sta là, ben sistemato, ingresso sul posticino per lui tutto riservato e speciale. E qua a chiudere
un bel gruppo di ragazzi che hanno partecipato ai campi scuola, un bel gruppo di amici degli alpini che hanno contribuito e collaborano quotidianamente a stringere quel rapporto di fratellanza e di simbiosi tra i Belgi e i Boccia. Direi che ci siamo, Trento si merita l'applauso, l'applauso corale di Udine, l'applauso corale di voi che generosamente da questa mattina continuate a essere qua lungo il percorso sfilata. Grazie, grazie udinesi, grazie a voi tutti che resistete insieme con noi. Per noi è un dovere sfilare. Per voi dovrebbe essere un piacere assistere alla sfilata. Il tempo ce lo fa diventare un dovere di testimonianza, di unità e di solidarietà.